Ciao a tutti da Sorelle di Tekken, dal vostro Luca DNG, e bentornati con un'altra puntata di Resident Evil HD Remaster per PS4. Siamo già alla quarta puntata, se non erro. Già. E quindi diciamo che siamo più o meno entrati nel vivo. Direi di sì, pienamente. Dai, sì. Allora. Siamo sempre ancora nella villa, ovviamente, con faccio calma. Faccio un po' di cose che devo. Ok, fai. Mm-hmm. Ti lascio libero arbitrio. Ok. Quello l'avevamo letto, mi pare, sì. Sì? Ok. Allora, dove vado? Salgo di qua? Prego. Aiuto. Devo prepararmi al peggio, lo so. Lo so che lo sai. Bene o male lo sai cosa c'è da fare, quindi... Sì, come ho già detto, io l'ho visto tante volte da te, quindi qualcosina me la ricordo. È solo che non giocandolo mai... Praticamente mi hai visto giocarlo decine di volte per platinarlo, in tutte le salse l'hai sì, visto. Sì, vederlo è un conto e giocarlo è un altro. Quindi ragazzi, supportatemi davvero, continuate a seguirmi, perché ne ho bisogno. Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Oh, okay. No, c'è quella parte che penso? Sì. Oh, mio Dio. Allora, vediamo. Ok. Il punto di salvataggio. Va bene, sì, ce l'ho presente. È solo che devo fare in fretta. Adesso non mi ricordo, sicuro qualcuno... C'è un tot di minuti in cui bisogna fare tutto il passaggio in tempo prima che muoia. Infatti sono molto agitata, voglio riuscire a salvarlo, infatti scendo anche le scale in questo modo più veloce, proprio apposta, perché non voglio che gli accada niente a Richard. Voglio salvarlo. Ci riuscirai. Così complesso, cioè alla fin fine basta sapere dove andare. Sì, però insomma... Basta non perdere tempo. Per una che non ci ha mai giocato, mi devo sforzare molto. Ma insomma. Tu sei brava. Grazie. Mio Dio, questi giochi te li mangi a colazione. Grazie. Allora. Lo zombie lo lasciamo perdere? Lascialo lì, quello rimarrà lì fino alla fine dei tempi. Perfetto. Ciao, io corro! Tanto sono scemi. Sì, in effetti. Ecco qua, lo so che me ne pento. Okay. No, ci sei riuscito. Perfetto. Qua, giusto? Sì. Okay. Vedi che te lo ricordi la strada. Ragazzi, mio Dio. Adesso devi solo tornare poi indietro. Quindi devi rifarlo al contrario, nulla di... Sì, magari al contrario è più difficile, però. Ok, dai, ci sono arrivata, è qua. Perfetto. Richard, tieni duro! Tieni duro che arrivo! Non ho capito, io non ho mai capito perché dice che è stato morsicato dal serpente, no? E quindi ha bisogno del siero. Sì. Ma la ferita sul braccio sembra il morso di uno squalo, non mi sembra il morso di un serpente! Mio Dio! Mamma mia, cioè il serpente ti fa i buchi, ti fa... non ho mai capito bene... Tu hai ragione, ma forse per spoiler non posso dirlo, visto che un po' me lo ricordo, no? Sappiamo tutti quanti, Richard, no? Giusto? Non posso dire altro. Non lo so, forse sono io che in questo momento... Hai citato squalo, quindi... Aiuto! Aiuto! Aiuto, maledetto! La distraggo e questo è quello che combino. Vabbè, dai, considerando che sono piena di pugnali... Sì, però... Perché... Allora, mi libererò di un sacco di pugnali in questa puntata, dai. Sono piena di pugnali. Ricordiamo, posso venderli così. Per chi non conoscesse il gioco, questi pugnali vengono usati in automatico quando vieni preso dallo zombie. Così facendo, Jill non viene in alcun modo intaccata la salute. Quindi
non le succede sì. niente. Ovviamente però una volta che viene utilizzato il pugnale non ce l'hai più in inventario, quindi sono contati. Sì, sì, sì. Sai, qualcuno magari non lo conosce sto gioco, anche se abbiamo un casino di persone che lo straconoscono sto gioco, ma... Sì, aiuto. Allora, dai, sto arrivando, Richard. Dai, ci sono. Ormai è fatta. Aiuto. Dai, spero di aver fatto in tempo. Sei andata... Ah, tu dici per i due zombie che ti hanno fermato un attimo, ma no. Non c'ho ben presente quanto tempo ho. Non lo so, non c'è il tempo, non viene scandito il tempo qua. Però adesso vediamo subito. Vedi dall'animazione. Se scatta, vuol dire no, che non hai fatto in tempo. No, dai. Sono qui. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Perfetto, se dice così vuol dire che l'hai salvato. Ok, sono contenta. Queste? Fai tu. Sono un po' indecisa, no. Fai tu, guarda. No, me ne vado. Anche sono perché coraggiosa. Fino a questo punto te la sei cavata egregiamente, anche senza. Poi al massimo se ne usi una o due. Grazie, amore. Qui c'è qualcuno? Sì, certo. Non mi fregherai mica così. Ma però è vicino. Schiataci. Ecco, lo sapevo. Ho fatto bene a continuare a sparare. Dio santo. Esce il sangue? Sì, ok. Sì. L'avevi preso, vero, l'accendino? Sì. Sì. Ok. Sì, sì, è l'unica no, cosa... No, perché non te l'ho detto, non... Ah, figurati. Munizioni, sì. È un po' complicato, munizioni. Ok. Ah, che bella stanzina. Qua, appunto, devo usare l'accendino, perché devo accendere le luci. Cioè, le candele. Candele. E se non mi sbaglio, devo spingere questo. Giusto. È solo che... Ho paura. Oh, devo rischiare. Che cavolo. No, ma t'ho preso dietro. Non è possibile. Allora, un'altra cosa che vi devo dire. Se venite presi alle spalle, non userà il pugnale. E quindi di conseguenza vi fa danno. Oh, ti prego, lasciami passare. Ah, meno male che sono un... Diciamo, sono agile, quindi... Alcune volte mi vengono il colpo di genio e riesco a schivarli. Allora. Adesso vedi, se ti ha ferito magari un'erba usala, tanto ce n'è in abbondanza qua. Vediamo. Certo che però mi dispiace, eh. Mannaggia, sì. Purtroppo una sì. Ma sì, ma figurati. C'è gente che gioca di merda a sto gioco, mamma mia, che schiatta ogni due secondi. Ma sono tutti capaci a puntare il dito, anche se giocano di cacca. Mamma mia. Quella è la cosa brutta. Poi diciamocelo, non è un gioco così difficile, mamma mia. Tutte queste persone che dicono, è difficile, Mio Dio, io l'ho giocato anche a livello difficile per platinarle tutto, l'ho finito usando solo il coltello. Voglio dire, se un gioco lo puoi finire senza usare armi da fuoco e cosa, voglio dire che è fattibilissimo con le armi da fuoco e tutto il resto. Infatti ti ringrazio per gli aiuti che mi dai, perché personalmente senza di te questa serie non ci sarebbe. Non l'avrei mai portata, perché senza di Luca uscirebbero tantissime puntate e nelle puntate mi perderei in chiacchiere del tipo andare a cercare la porta giusta, la stanza giusta. Alla fine quello che allunga tanto questo gioco è proprio il non sapere dove andare, perché è solo quello che ti può far durare tanto il gioco. Esatto, quindi senza di te non ci sarebbe senz'altro questa serie. Io intanto salvo, che... Io non ho paura dei salvataggi, se ci sono e se posso li uso. Certo. Perché no?
Quindi, davvero, amore, io ti ringrazio. Forse dovrebbero farlo anche i nostri iscritti, perché senza di te questa serie non ci sarebbe. Nonostante la stanchezza del lavoro. Allora, che dici? Lo prendo? Sì. Come che lo prendi? Sei bene, cosa devi fare adesso? Hai preso lo spartito dall'altra parte, quindi... Sì, vabbè, sai, è che non ho... non voglio fare errori, quindi io lo chiedo sempre. Se stai per fare un errore te lo dico. Ok. Allora, c'è lo zombie brutto. È arrivato... No, dai, non sfondate la porta. Minchia, proprio era in mezzo ai coglioni. Dai, ma porca miseria! State iniziando a darmi fastidio, eh. Ah, già iniziando. Hai usato la chiave della villa. Non ho paura di usare i coltelli, i pugnali. Meno male. Ah, ok, ok. Ti ricordavi? Sì, sì, adesso ho capito quale stanza è. Nastro non mancano mai. Ma l'importante è averli. Figurati se li lascio lì. Allora. Poi il gioco si può anche finire senza usarli, ma per noi che registriamo una puntata a settimana. Certo. Spartito musicale. Ok, se non mi sbaglio dovrei combinare. Sì. Solo che ho sbagliato, ovviamente. Brava. E ovviamente adesso ci gustiamo la suonata di Jill. Già. Ok, allora mi presto. Prestati. Ascoltiamo tutti. Ok. Davvero i miei complimenti. Poi non so. Dedico come. Questa sinfonia alla mia cara iscritta Jill Valentine, che ci teneva tanto. Ciao. Ciao. Ok. Ti sei chiusa dentro. No, dai, È finita. No, non è finita. Me lo ricordo, dai. Lo so, era per fare un po' di paura agli ascoltatori. Ah, allora. Qui c'è roba da leggere, se non mi sbaglio. Esatto. Diario di Trevor. 24 novembre 1967. Sono passati 11 giorni dal mio arrivo in questa tenuta. Come ho fatto a finire così? Un uomo in un camice da laboratorio mi ha portato un misero pasto dicendomi: mi dispiace che venga sottoposto a tutto questo, ma è per ragioni di sicurezza. In quel momento ho capito. Ora tutto mi è chiaro. Solo due persone conoscono il segreto di questa villa, Sir Spencer e io. Se mi uccidono, Sir Spencer sarà l'unico a rimanere a conoscenza. Ma a quale scopo? Ora non importa, questo posto è troppo pericoloso. La mia famiglia. Spero tanto che siano bene. Ho deciso di fuggire. Jessica, Lisa, mi auguro solo che siate al sicuro. 26 novembre 1967, come ho potuto essere così sbadato? Ho perso il mio accendino preferito, quello che Jessica mi ha regalato per il mio compleanno. Adesso sarà ancora più difficile riuscire a fuggire da questo posto così buio. 13 novembre, la data che ha segnato il mio destino. Mia zia era entrata in ospedale appena 3 giorni prima. Jessica e Lisa avevano deciso di andare a trovarla. Come vorrei essere con loro? Mentre scrivo, però, i ricordi mi appaiono più chiari. Prima che svenissi, ho sentito gli uomini in camice dire: probabilmente la sua famiglia è già... Non posso che pregare per la loro incolumità. Povero. E poveri anche gli altri. 27 novembre 1967. Sono riuscito ad uscire da quella stanza, ma uscire dalla villa non sarà altrettanto semplice. Devo evitare tutte le trappole. Occhi di tigre, emblema dorato. Devo sforzarmi di ricordare, se voglio salvarmi. L'avete fatta voi sta villa così disastrata con tutti sti enigmi. Mannaggia voi. Procediamo? Sì. Per chi conosce la storia, ovviamente, sì, i nomi Jessica, Lisa, appunto, sa la storia come è messa, come è formulata, quindi certo. Ma non faremo spoiler agli altri. No, ti prego, no, ti prego, no. Ok. Ah, ma sono scemo. Mio Dio. Quindi? Cosa?
intendi? Come intendi? Che intendi? Che sto dicendo? Allora, intanto io man mano che vado avanti mi vengono in mente le cose da fare e come farle. Okay. Quindi questo era abbastanza ovvio. Ovvio. Questo l'enigma si risolve guardando il quadro degli spadaccini, ma ovviamente una volta che sai il... Certo. Cosa fare, capisci. Allora, si aprirà... Ok. Sembra che sia possibile ruotare gli ingranaggi dell'orologio. Provare? No! No, secondo te? Allora, grande. In quale direzione? Sinistra. Continuare? Sì. Quale ingranaggio? Ancora la grande. Sinistra. Yes. Continuare a ruotare? No. E wow, e che cosa avremmo sbloccato in questo modo? Pensate che cazzo, ma chi è quel genio malato? Hanno nascosto la una chiave della villa qua. Chiave della villa. Ok, altra chiave presa. Ottimo. Ok. Ragazzi, cosa posso dire? Spero che le puntate vi stiano piacendo. Speriamo. Cavolo, io sarei tentata di... Cioè, tentata di salvare di nuovo. Che problema c'è? Tanto sai adesso cosa c'hai, quindi mi sta che e giusto. E secondo te perché l'ho detto? Dovresti fare... Ah, vabbè, vedi. Ok. Vedete, ragazzi, cioè, nonostante Luca mi dia dei consigli, io l'ho già visto il gioco. Ah, minchia, tante cose me le ricordo anche io, quindi non è che mi rovina la sorpresa, Luca, cioè... No, perché è stato detto che io rovino l'esperienza di gioco a fargli spoiler, ma lo conosce benissimo, l'ho visto tante volte. È solo che giocarlo è diverso, ma in realtà lo conosco, so di che cosa stiamo parlando nel gioco e tutto il resto. È solo quello. Quindi non vi preoccupate che se mi devo spaventare mi spavento lo stesso. Anche se Luca mi dice che cosa c'è in quella porta o in quella stanza. E poi sta a me vedere come me la cavo. Infatti dipende da me la bravura. Certo. Allora, entriamo di qua. Dai, ce la posso fare. Ciao. Come va? Sembra che stia bene. Te la chiappi per sicurezza? Sì. Ah, ok. Dai, tanti solo una. Allora, domanda da $1 milione. Stai andando così, quindi non lo sconfiggi il serpente, intendi scappare. È vero, ragazzi, vi devo dire una cosa. Io preferirei non sconfiggerlo. Ok. Anche perché so come proseguirà poi. Vi dico solo questo per non fare spoiler. Ah, ok, abbiamo fatto tutto con quella chiave. Mm-hmm. Oh mio Dio. Ora mi concentro e se tu vorrai dire qualcosa fai pure, eh. Io qua... Che te devo dire? Guardo come va la situazione, devo vedere la tua prestazione. Aiuto. Ricordati che ti può avvelenare, eh. Quindi... Sì. Ovviamente. Oddio, non farti abbassare. Ovviamente. Aiuto. Se non l'avevamo salvato col siero, non era qui ad aiutarci. Ovviamente. Prendo questo. Me ne scappo dalla stessa parte, no, ti prego. E lasciamo Richard al suo triste destino. Richard, pensaci tu. Cavolo. Lo sai bene che fine fa, vero? E secondo te perché sono dispiaciuta? Perché sono dispiaciuta, secondo te? Ricordiamo che nel caso che abbiattiamo il serpente, comunque poi ci morirà dopo. Ci sarà il serpente, dico. Vuoi andare a controllare come sta? Vai tu, io non dico nulla in più. Dai, rischio, sono coraggiosa, lo sanno tutti questo. Va bene, come vuoi. Solo per voi, ragazzi, solo per voi. Adesso mi ammazza, lo so. Prima lo molli lì. Esco subito.
Ti pare? Sì, c'era, c'era come, c'era come. Era più vivo che mai, stava ancora meglio di prima. Mia, dici che sarà ingoiato, Richard? Non lo so, non lo voglio sapere. Non lo voglio sapere. Mi dà fastidio solo pensarlo. Ciao. E questo da dove salta fuori? Non ci sono. Aiuto. Questo salta fuori così, chissà da dove. Mamma mia. Quindi, ragazzi, come avete visto, la storia del serpente la conosco. Non sarà l'ultima volta che lo vedo. Appunto, ho fatto questa decisione perché per chi conosce il gioco sa. Aiuto, mamma mia. Ho la tremenda sensazione che le sorprese non sono affatto finite. Guarda, io ti dico, di tempo ne hai ancora un bel po'. Quindi ti potrei dire di tentare di fare tutto con le maschere. Secondo me ce la fai. Ho capito che cosa vuoi dire. Aiuto. Penso che l'abbiate capito anche voi. Ovvio. Alla fine le cose da fare in questo gioco, una volta che sai... Hai tutte le maschere, no? Te ne manca una. Davvero? Non ci ho pensato. Sì. Te ne manca una. Mannaggia. Ma forse ho anche capito. Sì, potrei aver capito quale mi manca. Ok. Organizzati, fai tutta la tua organizzazione come credi di... Questa la buttiamo via. La mettiamo da parte, non buttare via niente. Sì, vabbè. Ovviamente mi preparo. Certo. Anche per il fatto dell'arma. Lo so. Queste mi servono. Voglio vedere che arma deciderai. Beh, io vorrei prendere il fucile. Perfetto. Tento col fucile. Fai tu. Non mi posso dire altro. Mi metto quella perché è la più forte. Non hai altri colpi del fucile, mi sa di no. Lasciami dare un'occhiata. No, mi sa di no. Però mi prendo questi, ovviamente. Sì. Mi equipaggio il fucile. Mamma mia, chissà come andrà. Spero bene. Secondo me ce la fai. Basta che mantieni la calma. No, perché è tutto buono alla prima qua, ragazzi. Davvero. Non ho fatto prove. Lo so. Quindi sono un po' spaventata per quello. Non so come me la caverò. Funziona ancora la maniglia. Buon per noi. Siamo ancora fortunati. Guarda sì, che sì, certo, mi prendi domani. Mischino, credo che ci sia rimasto male. Povero, voleva un abbraccio lui. Ok. Ok, penso che abbiate capito anche voi. Ovviamente lo sai fare a... Sì, me lo ricordo. Così non mi possono dire che mi consigli anche questo. Vedi. No, quindi... ma è quello proprio, non hanno capito quanto ormai lo conosci. Anche se non giocato di mano tua. Ok. È che sono troppo frettolosi nel dare un giudizio. Lo so. E quindi questo è un erroraccio. Mai giudicare il libro dalla copertina, lo dico sempre, ma la gente predica bene e razzola male. Lisa, protetta. Ok, una collana, sì. Tutto giusto, come potete vedere non è che è così difficile. No, è anche intuitivo, anche per uno che la prima volta arriva lì lo capisce. Certo. Ok, ho capito perfettamente dove siamo. Sì. E qui non dimentichiamoci i proiettili per il fucile, se non erro. Sì. Tutto. Sì. Ok. Aiuto, andiamo. Ragazzi, vi prego, sostenetemi, supportatemi, fate il tifo per me.
Santo certo. cielo. Allora, vediamo un po'. Allora, c'è prima questo enigma, se così si può dire. Ma che enigma? Allora, sì, quella. Ok, calza perfettamente. Poi lì mi sembra che gli mancano occhio, bocca. Fai quella lì. Sì, questa. Questa, sì? Sì, 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 sì. Ok. Basta vedere ovviamente com'è fatta la lapide dietro e metti quella. Sì, certo. Uguale, lì manca il naso. Il naso manca. Spero di essermi messa bene, quindi questa qua. Sì. E infatti sono messa malissimo. Ah, che palle. Perché è distrutta questa lapide, come che si chiama? Lapide, va bene, boh, che ne so io come si può chiamare. Okay. E l'ultima è l'ultima. Eh sì, chissà quale ci andrà. E mo qua diventa difficile. Forza. Sì, silenzio. Io sto zitto. Devo solo commentare io per la disperazione. Ma va. Andiamo ragazzi, forza e coraggio. Mio Dio, non so come caspita affrontarti. Ah! Aiuto, no. Mamma! No, non voglio che mi prendi. Non mi prenderai mai. Dai, dai, dai. Yeah. Lo sapevo che non era morto. No, no, non è morto per niente. È morto. Ah, sì? Sì. Perfetto, complimenti. Grazie. Vedi, avendo visto come si fa, non ti sei trovata neanche in difficoltà. Ragazzi, adesso sta a voi commentare questa puntata. Perché io penso che la finirò poco più avanti, diciamo. Vai a salvare, boom. Sì, infatti. Non c'è altro, mi sa. No, è solo che non capivo dove era l'uscita. Ok. Quindi, ragazzi, commentatemi, ditemi cosa ne pensate di questa puntata, come ho affrontato questo boss. Impeccabile. Cioè, partecipate, io so che questo gioco vi piace molto, quindi davvero ci tengo a sapere le vostre opinioni e cosa ne pensate. Non avevo mai notato che sta porta era piena di buchi da questa parte. Sai, quando giochi non le guardi queste cose, invece adesso che sono spettatore guardo di più il lato estetico. E sono sempre stata io la spettatrice. Mamma mia, non sapete quanto mi sto sforzando di portare questo gioco. Ah, ma poi stai andando anche abbastanza fluida, quindi. Sì, diciamo che in questa puntata ho salvato di più perché c'erano più pericoli maggiori. Ma ne hai i nastri. E come ho già detto, sto facendo buona la prima e quindi ho salvato di più. È proprio la tua prima volta che lo giochi, quindi. Che c'è di male? Ok. Direi che è giunto il momento di salutarci. Quindi spero che vi sia piaciuta, un commentino, i mi piace, condividete la puntata. E che dire, vi aspetto alla prossima. Quindi ciao a tutti da Sony Lady Tech. Dal vostro Luca DNG. Iscrivetevi, ciao alla prossima. Ciao. Ciao.